Buongiorno dottoressa, quali sono i numeri della colite ulcerosa e quanto questa malattia impatta sulla qualità di vita del paziente anche per quanto riguarda l'aspetto psicologico? L'incidenza e la prevalenza di questa malattia è in costante aumento nei paesi occidentali, è in costante aumento in Italia ed è in costante aumento in quei paesi che stanno assumendo delle abitudini di vita occidentali. Questo perché uno dei fattori di rischio per l'insorgenza di questa malattia è proprio il vivere in zone urbane, l'alimentazione ricca di conservanti, sicuramente lo stress che sicuramente può avere un impatto nell'insorgenza di queste malattie, ovviamente in associazione a una predisposizione genetica. La malattia è caratterizzata da periodi di remissione in cui il paziente, chi ne soffre, sta bene, fa una vita assolutamente normale, periodi di riacutizzazione in cui compaiono dei sintomi che sono molto fastidiosi e sono molto impattanti sulla qualità della vita dei pazienti. Questi sintomi sono l'alveo diarroico, il sanguinamento rettale, l'urgenza, quindi la necessità di correre in bagno rapidamente, e il tenesmo, che è quella sensazione di doversi scaricare senza farlo mai completamente. Ecco, questi sintomi nel momento in cui la malattia è attiva hanno sicuramente un impatto negativo su quella che è la qualità della vita dei nostri pazienti. Ecco, dati questi sintomi, direi molto invalidanti, quali sono oggi i possibili strumenti per trattarla? Allora, negli ultimi anni abbiamo assistito un'evoluzione nel trattamento di questa malattia con l'approvazione e l'utilizzo di nuovi farmaci biologici e di piccole molecole per il trattamento della colite ulcerosa, sia per l'induzione della remissione, quindi per ridurre in tempi piuttosto brevi questi sintomi che hanno un impatto negativo sulla qualità della vita, sia per mantenere la remissione il più a lungo possibile. Queste nuove armi sicuramente ci aiutano a gestire nella maniera più corretta i pazienti che ne soffrono. Sicuramente è importante che un paziente che soffre di queste malattie sia seguito da un centro di riferimento. In Italia ne abbiamo diversi, ne abbiamo tanti e di ottima qualità, ma si devono occupare di queste malattie, perché non basta somministrare la terapia, ma è importante anche monitorare la risposta alla malattia del tempo, e non è soltanto un monitoraggio clinico quello che si fa, è anche un monitoraggio biochimico, un monitoraggio endoscopico, quindi è importante che il paziente afferisca ad un centro di riferimento. Grazie mille.